Buongiorno amici di Calcio Napoli 24 Live, un saluto da Vincenzo Credendino, ben ritrovati. Comincia una nuova puntata del vostro, il nostro programma preferito. Saremo in diretta fino alle 14, come sempre, sul 296 del digitale terrestre, Facebook, YouTube e Twitch. Per quanto riguarda il segnale di streaming, ovviamente potrete interagire attraverso il servizio di messaggistica con la nostra trasmissione su questi canali, ringraziando Claudio Russo all'ufficio stampa quest'oggi, Emanuele Bernardo in cabina di regia e al coordinamento giornalistico e ovviamente, come sempre, Riccardo Catapano. Buongiorno Riccardo, come stai? Buongiorno, buongiorno a te Vincenzo, buongiorno al nostro Emanuele Bernardo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Tutto bene? Ci avviciniamo a Napoli Spartak Mosca, giovedì allo stadio Diego Armando Maradona. Quest'oggi proveremo a capire un pochino quelle possono essere le probabili scelte di Luciano Spalletti, seppur manca ancora un po' di tempo, i dubbi ci sono, ci sarà turnover, ma soprattutto domani parla Luciano Spalletti in conferenza stampa e quindi potrà A che ora? sicuramente darci. Guarda, siamo in attesa di capire a che ora Dovrebbe dovrebbe essere intorno parlare. alle 2, Do alle dovrebbe essere sì, 2, alle dopo 14. le 14, però attendiamo notizie dall'ufficio stampa del Napoli anche in merito, ovviamente, quella che sarà la conferenza di Spalletti. Nel pomeriggio poi parlerà l'allenatore dello Spartak di Mosca direttamente allo stadio Diego Armando Maradona. Insomma, ci avviciniamo in quello che sarà questo lungo prepartita europeo per gli azzurri. Non solo calcio giocato, ma anche il calcio che potranno vedere, ovviamente, i tifosi, perché è arrivata ieri la notizia dell'accordo da parte del CTS, l'apertura al 75% degli impianti sportivi all'aperto, 50% per i palazzetti. Adesso è tutto in mano al governo. Parleremo anche di questo. Insomma, tante notizie quest'oggi. E come sempre, poi proveremo anche a capire ma che squadra è questo Spartak Mosca che arriva al Diego Armando Maradona. Insieme, insomma, a voi e ai nostri ospiti, che da qui a pochi minuti inizieremo a contattare. Arrivano tantissime notizie dal mondo del calcio, vorrei fare una panoramica perché si parla ovviamente per esempio della situazione multiproprietà. Entro 2 anni, secondo il volere di Gabriele Gravina, Aurelio De Laurentiis è chiamato ad una scelta, quindi vendere il Napoli o il Bari. 30 settembre, prossimo appuntamento, Consiglio federale. Ovviamente oltre alla situazione Napoli c'è anche quella legata al Verona con Maurizio Setti, proprietario anche dello stesso Mantova. Ad oggi non è già possibile. Sì. Ad oggi non è già possibile, però ci sono chiaramente le situazioni pregresse che sono in attesa di un'ulteriore valutazione, di un'ulteriore risoluzione. Chiaramente andremo a risolvere tutto, andremo meglio, insomma, risolvere complicato farlo oggi, però sicuramente ne sapremo di più nel corso di Calcio Napoli 24 Live, proseguendo con lo scroll della homepage. Plusvalenza Juventus, la Consob avvia le indagini, avvia un'indagine, ci sono 43 milioni di ricavi sotto la lente di ingrandimento. Grazie a Emanuele Bernardo che mi segue al touch, zoomando e poi aprendo una nuova finestra, possiamo leggere quelle che sono le notizie, credo rilanciate, se non vado errato. Questa mattina leggevo un pezzo di Calcio e Finanza, credo che fondamentalmente stiamo parlando della stessa materia, indagini contro la Juventus per la questione plusvalenze, quindi insomma il bilancio bianconero è sotto inchiesta. Proveremo a capire anche quali potrebbero essere a questo punto le conseguenze per aver, diciamo così, aggiustato, sembrerebbe, il bilancio da parte della Juventus, anche se va detto, questi ormai sono fenomeni che nel mondo del calcio purtroppo stiamo vedendo molto spesso, li abbiamo sempre visti, ragazzi, a partire dagli anni 90. Gli anni 90 però ci hanno insegnato che portano inevitabilmente ad una crisi, quindi ripeterli sarebbe inevitabilmente un errore tra l'altro, insomma, reiterato e quindi ancora più grave. Ritornando al touch, clamoroso, l'UEFA si piega, ritirate le sanzioni contro i club della Superlega. Cosa? Sembra una Attenzione, scena di Aldo Giovanni e Giacomo, no? se Cosa? cosa ci stiamo Allora, la guerra continua, la Superlega segna forse il primo vero punto da quel 20 aprile, credo, in base a quanto mi anticipavi tu poc'anzi, e quindi lo possiamo dire anche ai nostri Sì. telespettatori, per il momento si è fermata, diciamo così, questo filone Sì, anche da perché parte la dell'UEFA. UEFA ha chiesto la ricusazione del giudice di Madrid. Ah, ecco, se ne avvierà un altro, quindi. Esattamente. Questo, diciamo così, provvedimento è stato per il momento sospeso e sono state ritirate le accuse. Però Presente perché c'è stata una ricusazione. c'è stata esattamente da parte dell'UEFA una ricusazione per quanto riguarda il giudice, il tribunale di Madrid, e al tempo stesso lo stesso Seferin, insomma, ha annunciato che poi il filone verrà comunque riaperto, Vedi quindi. quanto è bella la versione della giurisprudenza, Riccardo? Siamo andati ad approvare, perché se ti fermi al titolo dici vabbè, la solita E bolla che allora siamo. è
No, e invece no. Poi se vai a leggere nelle pieghe, capisci. C'è qualcosa di più. Ritorniamo però a bomba sul Napoli. Diamo il buongiorno a Ciccio Marotta del Corriere dello Sport. Ciao Ciccio, come stai? Ciao Ciccio. Bene, bene, buongiorno, buongiorno a voi. Un piacere ovviamente Ciccio poter parlare con te, un piacere poter parlare di un Napoli a punteggio pieno in campionato. Non abbiamo avuto occasione di commentare assieme quello che è stato il successo contro il Cagliari. Quasi un successo tranquillo, anche perché poi Mazzarri non ha messo in campo una squadra particolarmente rischiosa, o meglio tendente al rischio. Sembrava quasi accontentarsi l'ex tecnico del Napoli di non prendere un'imbarcata. Dal canto invece del Napoli non possiamo sottolineare come questa squadra dia innanzitutto un grande senso di sicurezza, abbia ampiezza di soluzioni offensive. Certo, resta ancora qualche dubbio sulla profondità della rosa, ma per il momento ecco l'entusiasmo può prendere il sopravvento. E quindi la domanda dopo tutto questo preambolo è: Ciccio, questa squadra dove può arrivare? Guarda, l'endorata, diciamo la domanda, poi fondamentalmente era quella. Sì, ma Io vado addirittura al di là della tua domanda, va bene? In questo momento noi abbiamo, il principio è questo, quello che sta accadendo oggi non nasce per niente, ma è stato costruito nel tempo con errori e con cose fatte bene. Cioè, in questo momento noi abbiamo Napoli che pratica il miglior gioco in Serie A, anche se le partite sono solo l'inizio della stagione, un Napoli che ha più soluzioni d'attacco, un Napoli che ha saputo gestire i momenti anche complicati che ci sono stati in certe partite, no? Ricordo quando è andata sotto, quando è rimasto in 10, quando ha sbagliato un rigore, un Napoli che riesce ad andare a ritmi diversi, con una buona fase difensiva, tant'è che due gol lo rendono la migliore difesa del campionato. E quindi è un Napoli che ha recuperato anche una cosa importante che è mancata negli ultimi due anni e mezzo, tre anni, cioè la disciplina, il senso della disciplina. Questo era un Napoli anarchico, siamo partiti da un Napoli che si era ammutinato, siamo arrivati a un allenatore che faceva la lotta con il club. Insomma, quindi, e adesso tutte queste cose insieme, con un ambiente molto sereno, con un entusiasmo giusto, senza eccessi, senza esagerazioni, possono portare un risultato. Ecco, io credo che il Napoli abbia seminato negli anni passati per arrivare adesso ad un raccolto. Questo raccolto si chiamerà Scudetto, si tenderà a questo raccolto. Comunque il Napoli ci sarà, quest'anno ci sarà fino alla fine. Ciccio, quindi mi sembra di capire che tra i meriti di Spalletti inserisci innanzitutto quello di aver dato sicurezza, di aver dato stabilità dal punto di vista mentale all'ambiente, più che aver inciso sul modo della squadra di stare in campo, sull'aspetto tattico, va, diciamo così. Ha trovato una squadra disponibile a questo, ha trovato una squadra che era pronta a questi principi di gioco, certo li ha affinati, li ha resi compatibili con le sue idee, però ti dico che prima di pensare al gioco Spalletti ha conquistato e la squadra e la gente, e poi tutti insieme, club, squadra, allenatore, hanno costruito, diciamo, quello che sta accadendo adesso. Quindi ha grandi meriti per me Spalletti, ovviamente, però non direi che è arrivato Spalletti e con la bacchetta magica ha trasformato tutto. No, questo è un Napoli che ha costruito nel tempo, ma che non era mai riuscito a trovare qualcuno probabilmente in grado di amalgamare tutto quello che ha fatto, no, di alla buono. Fine il tuo discorso poi ha fondamento soprattutto logico. Perché? Perché se è strano che un mister in due mesi possa incidere dal punto di vista tattico, perché chiaramente magari sono discorsi che hanno bisogno di 3-4 mesi, no? Dalla prima categoria in poi un allenatore ha almeno bisogno di 3-4 mesi per dare il proprio imprinting, poi lasciamo stare i risultati. Siamo stati clamorosamente smentiti da Anghistà. Comunque, dici di più, in che senso? Che noi abbiamo sempre pensato ai giocatori bisogna ambientarsi. No, io parlavo del lavoro che fa un allenatore, no? Perché poi magari è chiaro, un calciatore quando è forte e si vede, però dico, una squadra per avere la forma
almeno insomma un'idea da parte dell'allenatore, ha bisogno di un po' di tempo. C'è chi ci mette più tempo come Sarri, chi magari ci mette meno tempo come non lo so, altri allenatori, facciamo un Mourinho per fare un altro esempio, però ecco, questo che dici tu ha senso nel momento in cui giustamente sottolinei che andava innanzitutto recuperata una serenità da parte dell'ambiente, e questo certo, evidentemente è un riconoscimento che va fatto allo stesso Luciano Spalletti. Riccardo? Non c'è dubbio. Sì, Ciccio, io mi proietto alla sfida di giovedì ovviamente con lo Spartak, perché proprio ascoltando quelle che sono le parole di Spalletti, insomma ha sostanzialmente annunciato quello che sarà un turnover in questa fase della stagione. Nel frattempo è partito. Ecco, scusate ragazzi, insomma, è colpa. Che è successo? È partito dal chat un po' di sottofondo. Avrei potuto dire che era un attacco hacker, non è così. Però un po' di sottofondo musicale è sempre piace. Anzi, Emanuele, se vuoi metterci un po' di musica soft sotto. Chi è che mi ha fatto sto scherzetto di lasciare il volume del touch? No, io ho fatto la rassegna al silenzio. Quindi vabbè, parliamo di Napoli Spartak e di questo turnover, Ciccio, perché la parola turnover ovviamente poi nasconde tanti significati. E allora ti chiedo, in questo momento, ma il Napoli ce l'ha le alternative per fare questo turnover? Ed eventualmente tu mi dicessi no, che tipo di turnover ti aspetti? Un turnover limitato, 4-5 giocatori, oppure turnover massiccio e magari anche qualche scommessa in campo? Ma io, sai, l'esperienza di queste prime giornate, di questo avvio di stagione, è quella di uno Spalletti che ha cambiato poco, ha cambiato il necessario. Non è andato, penso, mai al di là delle 2-3 sostituzioni. Però se a questo ci aggiungi che puntualmente Spalletti, non negli ultimi 3 minuti, ma negli ultimi 20, anche 25 minuti di partita, poi cambia, e ne cambia qualsiasi tutte e 5. Ecco, tu arrivi ad una squadra che cambia rispetto all'idea iniziale o alla formazione precedente 6-7 uomini, a volte anche 8. Ecco, quindi questo è turnover. Sicuramente è un turnover mascherato, ma è turnover. Quello che a cui ci avevano abituato negli ultimi tempi erano delle rivoluzioni da una partita all'altra. Cambiare 5-6 dall'inizio, ecco, questo poteva dare delle difficoltà. No, io mi aspetto ovviamente che Spalletti dia spazio a chi ha giocato di meno, a chi ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Questo me lo aspetto sicuramente, anche in funzione futura, perché se davvero il Napoli avrà questa sventura di perdere 3 o 4 giocatori importanti per la Coppa d'Africa, Spalletti a quel punto non solo dovrà costruirsi delle alternative come nomi, come uomini adesso, ma dovrà anche costruirsi un'alternativa come gioco, perché mancando Osimhen ovviamente qualcosa cambierà. Ecco perché io mi aspetto di vedere già in cambio domani sera Mertens. Mancano effettivamente delle soluzioni nel momento in cui viene a mancare Victor Osimhen, che ad oggi dà semplicemente un'altra possibilità ai compagni, che magari per quanto è nelle loro caratteristiche cercano il fraseggio, cercano l'uscita palla al piede anche in maniera rapida, ma comunque fraseggiando con il compagno. Invece Victor Osimhen viene ad essere una sorta di ancora di salvezza. Quando tutto ciò non è possibile, nel momento in cui riesci a dare un pallone abbastanza profondo, sei sicuro almeno che l'avversario non ti riconquista palla nella tua tre quarti, punto primo. Cioè, che ci sarà un combattimento. E 4 volte su 10, stai mettendo l'avversario in grandissima difficoltà, perché è costretto a rincorrere un pallone sul quale si sta avventando un avvoltoio che risponde al nome di Victor Osimhen e che comunque o ti costringe magari al fallo, oppure addirittura riesce poi a portare alla creazione di una situazione molto molto particolare. Quindi ecco, con Osimhen e Petagna questa situazione sicuramente viene a mancare, però ti chiedo poi qual è il contributo che possono dare questi due attaccanti, a sua volta molto diversi tra loro, Ciccio. Petagna e Mertens? Sì. No, ti danno delle soluzioni diverse in attacco, ti danno... magari ti costringono un po' a un palleggio più lungo rispetto a quello che c'è adesso, però il principio resterà lo stesso.
un principio basilare poi nel calcio, che è quello di portare il pallone nell'area avversaria nel più breve tempo possibile. Se ci riesce un lancio lungo bene, altrimenti con un palleggio abbastanza rapido, ma guardando sempre avanti, non guardando soltanto in orizzontale o passando palla indietro. Tutto chiaro. Grazie mille Ciccio per essere stato oggi con noi, un grande abbraccio. Ciao Ciccio. È stato un piacere, ciao. Come sempre, piacere nostro. Grazie a Ciccio Marolda del Corriere dello Sport. Quanto sono belli Kalidou Koulibaly e Dries Mertens che si abbracciano nelle storie su Instagram, scrive Tore Falanga, salutiamo il nostro amico from London, ed effettivamente insomma sì. È una delle immagini, perché poi quando le cose vanno bene è giusto sottolinearlo. In questo momento lo spogliatoio del Napoli tutto pare essere davvero coeso, e questo Ciccio Marolda lo sottolineava, diceva: ragazzi, credo che Spalletti abbia avuto innanzitutto questo grande merito, questo di portare serenità, di ricompattare e di ridare disciplina, che non significa porsi in modo autoritario, ma autorevole, grazie a quella che è comunque una grande autorevolezza che gli si riconosce nel mondo del calcio. Peppe Cannella, il direttore, qualche mese fa all'epoca ci diceva: questo è il Mourinho degli italiani, nel senso che riesce molto in maniera molto anche lineare, naturale, a compattare lo spogliatoio, e gli effetti si vedono da subito. Ecco, magari abbiamo sì. avuto bisogno di qualche tempo, no? Ci sono state puntate di CN24 Live ad agosto, a settembre ancora, dove dicevamo: ma come gioca il Napoli di Spalletti, ragazzi, quali sono? Ma tuttora è ancora un cantiere. Però lo stiamo capendo. Ampiezza, adesso, ricerca, esatto, della, esatto. ricerca del campo largo. La verticalità. Pressing alto. Esatto, un fraseggio che comunque tende ad essere il più rapido possibile. Esattamente. Diciamo meno orizzontale, ma quando si può si verticalizza molto. Quindi qualcosa stiamo già iniziando a capire. Qualcosa lo stiamo capendo, ovviamente. C'è ancora bisogno di capire poi l'amalgama con i giocatori che adesso subentreranno, i vari Demme, Lobotka, rientra Dries Mertens con le cosiddette alternative che inizieranno ad avere un po' più di minutaggio. Insomma, siamo appena alla sesta giornata, c'è ancora tanto da vedere, però dal punto di vista della gestione dello spogliatoio, dal punto di vista mentale, effettivamente la mano di Spalletti si vede tutta. Certo è, aggiungo io, in una piazza come Napoli, quando fai bene è molto più facile gestire lo spogliatoio. Quando le cose magari iniziano ad andare non proprio per il verso giusto, è lì che si vede quanto effettivamente c'è la mano dell'allenatore all'interno dello spogliatoio. Io mi auguro che quest'anno il Napoli non gestisca mai situazioni negative, perché vorrebbe dire tanto, però verosimilmente insomma arriveranno anche i momenti più difficili anche della gestione, e lì vedremo insomma qual è la coesione creata da Spalletti. Però in questo momento sensazione, mi sembra che il gruppo non è che sia unito, ma di più una famiglia, sì. Ci vediamo adesso, un piccolo istante di pausa, ragazzi, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro, questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Ritornati in diretta con Calcio Napoli 24 Live, un saluto da Vincenzo Credendino, Riccardo Catapano, Emanuele Bernardo in cabina di regia all'ufficio stampa. Quest'oggi c'è Claudio Russo che chiaramente andiamo a ringraziare. Prima di andare al telefono continuiamo a leggere i vostri messaggi. Si parla chiaramente della Coppa d'Africa e effettivamente leggevo anche questa mattina su calcionapoli24.it, Riccardo, che sembrerebbe il Napoli pensare a qualche scamotage giuridico per evitare che Koulibaly, Anguissa, Osimhen, stesso Nas, Goulam possano andare a rifiutare la convocazione della Coppa d'Africa. Ma siamo sicuri che vogliano farlo? A parte il fatto che loro ci tengono, giustamente, una competizione con le proprie selezioni, perché un calciatore dovrebbe rifiutare? Ma poi non è che si lamenta il Napoli, allora la Coppa d'Africa non si fa. La Coppa d'Africa si farà, il Napoli sarà una delle società sicuramente più colpite, perché cavilli legali in questo momento non ce ne sono per far slittare la Coppa d'Africa. Certo, e apre un tema questo della Coppa d'Africa, vale a dire bisognerebbe capire un attimo se possa esserci un'altra collocazione per una competizione del genere nazionale, perché effettivamente rischia di andare un po' a falsare la Coppa d'Africa, in quanto si disputa sostanzialmente parallelamente ai campionati nazionali rispetto alle altre competizioni nazionali. Ecco, questo bisognerebbe assolutamente ragionarci, perché la Coppa d'Africa è cambiata molto nel corso degli anni. Prima era una competizione un po' più di nicchia, perché c'erano pochi giocatori, diciamo, di grande livello che partecipavano a questa manifestazione. Adesso, come possiamo vedere, i calciatori africani sono ormai di alto livello e in tutta Europa, quindi è molto impattante sui campionati. Quindi credo che una magari collocazione diversa dal punto di vista cronologico e meteorologico, ovviamente, credo e mi auguro che si possa trovare per questa competizione. Andiamo al telefono, è davvero un grande piacere poter dare il buongiorno a mister Massimo Carrera. Ciao mister, come stai? Buongiorno mister. Ciao, buongiorno, tutto bene, grazie. Mister, è un piacere chiaramente poter ritrovarti. Che sensazione fa vedere il Napoli a quel lassù, insomma, a 5 su 5? Gli azzurri stanno facendo davvero bene. Insomma, ti chiedo chiaramente se ti ha sorpreso, ecco, vedere la squadra di Spalletti a punteggio pieno. No, sorpreso no, perché Napoli era già una buona squadra anche l'anno scorso, quindi ha fatto vedere che l'intelligenza dei giocatori, la squadra è importante, quindi Spalletti ha dato quel tocco in più e in questo momento il Napoli è primo in classifica meritatamente, facendo un buon calcio, segnando tanto, quindi subendo pochi gol, questo penso che sia il succo perché è primo. Da difensore, ecco, Kalidou Koulibaly, mister, ad oggi è il migliore nel suo ruolo? Sì, secondo me sì, è cresciuto tantissimo, sta dimostrando anno dopo anno di prendere in mano la difesa, di comandare, è diventato un leader, quindi è cresciuto tantissimo, in questo momento si può considerare il giocatore più forte, il difensore più forte che ci sia in circolazione. Mister, sempre da difensore, no? De Dolent, come si ferma Osimhen lì davanti? Bisogna sparargli. Abbiamo visto anche Godin, che è uno che di esperienza, insomma, ne ha da vendere, ci ha provato in tutti i modi. Abbiamo una carrellata di foto, Emanuele Bernardo. Fisicamente davvero questo ragazzo gli ha messo praticamente le mani ovunque, sul collo, sulla schiena, sulle braccia. Osimhen è un giocatore fortissimo, ha qualità sia con palla a piede, sia nella velocità, era rapido, quindi è difficile da marcare. Quindi sarebbe sempre da fargli una piccola gabbia, quindi uno lo marca e uno è pronto a raddoppiare, però o si torna a giocare a uomo, uno lo marca e uno lì sta vicino col libro, quel famoso libro che c'era. Sono veramente difficili come difesa in linea adesso, è difficilissimo, basta buttare la palla sopra la linea che non è attenta, un po' alta, e lui ti castiga subito. Mister, era il 2016, un buon europeo, va detto, insomma, fatto con mister Antonio Conte, arriva la possibilità di allenare lo Spartak Mosca. Cosa ti ha portato ad accettare quell'esperienza? Cosa pensavi all'epoca? Con quale bagaglio sei partito verso la Russia e con cosa sei tornato? No, ma io sono andato come assistente di Alenic, perché Alenic cercava un assistente della fase difensiva, e in quel momento Antonio lasciava la nazionale e andava al CS, quindi non si sapeva se poteva portare tutti i collaboratori. Io
ho accettato questa sfida, sono andato a fare il mio lavoro, quindi allenare nella fase difensiva. Dopodiché mi sono ritrovato dopo un mese e mezzo a fare allenatore in prima, e quindi ho accettato e lì ho iniziato a fare allenatore. Quindi bagaglio molto importante, io ho fatto 5 anni con Antonio che sicuramente mi è servito tantissimo, e poi dopo sono andato da solo e messo in pratica tutto quello che un po' avevo imparato da Antonio, ma anche da altri allenatori che ho avuto quando giocare. Quindi sono riuscito a vincere dopo 16 anni, vincere la Supercoppa, quindi mi porto questa esperienza importante. Nell'equilibrio del calcio russo, che squadra è? Lo Spartak, chiaramente, ministro, non immagino tu saprai, prossimo avversario del Napoli in Europa League. Sì, no, la Spartak in questo momento non è preso benissimo il campionato, ha cambiato allenatore a giugno, quindi ha comprato altri giocatori, quindi sicuramente è in una fase un po' di costruzione, non è preso bene il campionato, si sta riprendendo, non è una squadra da sottovalutare, anche se sulla carta il Napoli è molto più forte. Però vedendo, ecco, l'allenatore, il nuovo allenatore del portoghese, credo sia Teixeira, giusto Riccardo? Rui Vitória. Credo che comunque provino a fare un certo tipo di calcio, no? Quindi che partita ci aspettiamo allo stadio Diego Armando Maradona giovedì sera? Ma sicuramente il Napoli farà la sua partita come abituato, quindi sicuramente lo Spartak non so in questo momento come stia giocando, vedo solo i risultati, quindi non so che partita possa andare a fare lo Spartak, se mettere una squadra in funzione del Napoli o continuare a fare il loro gioco, quindi non ho idea di cosa possa fare l'allenatore. Una sola curiosità, io già mi proietto anche al match di ritorno, perché quando c'è il sorteggio e si incontrano squadre russe si dice sempre trasferta scomoda in Russia per la distanza, per il freddo. Insomma, il Napoli andrà a Mosca il 24 di novembre, insomma, periodo non proprio caldissimo. Effettivamente sono davvero così complicate queste trasferte in terra russa, sia climaticamente che per la distanza, cioè possono portare davvero diverse scorie. Ma no, sicuramente la trasferta è lunga, il fuso orario e tutto, però solo quello, perché poi il freddo vero in Russia arriva a dicembre, gennaio, quando il campionato poi si ferma. Novembre sì, non è il clima italiano, però è un clima sopportabile, non penso che possa incidere più di tanto quel fattore. Meno male, per il Napoli, grazie mille mister, grazie. Per essere stato oggi con grazie, noi. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie ancora e complimenti a mister Massimo Carrera, che ricordiamo ha allenato lo Spartak Mosca proprio a partire, ecco, dal doppio ex di Napoli Spartak Mosca. Sì, alla fine è un doppio ex, chiaramente, insomma, sulla panchina dei russi si è seduto, insomma, li ha guidati mentre ha vinto anche un titolo su quella panchina. La Supercoppa. Cioè, diceva il campionato russo. Quindi il campionato russo e la Supercoppa con lo Spartak, insomma, non poco conto, mister Carrera. Effettivamente fu come dire, chiamato per aiutare Alenicev nella fase difensiva, salvo poi dopo un mese e mezzo dar prova di abilità così importanti che a quel punto è diventato lui allenatore della prima squadra, ha portato il club alla conquista del titolo e anche della stessa Supercoppa, poi non riuscendo però a riconfermarsi sempre nella Superliga russa a partire dall'anno successivo, AEK Atene, poi insomma una carriera che comunque l'ha portato a sedersi su diverse panchine. Al Bari l'anno scorso, è stato al Bari prima poi di dividere quelle che sono state le strade con i galletti. Dovevamo chiedergli dell'esperienza al Bari. Purtroppo il tempo è no, sempre ne ha parlato, dirà. In realtà è durata poco quell'esperienza, però insomma la prossima volta chiederemo anche dell'esperienza al Bari. E allora, visto che magari alla vendita, chi lo sa. Prima parlavamo, ecco, di come gioca il Napoli, di quanto sia comunque difficile a volte leggere anche le trame dei partenopei, ne parliamo con mister Andrea Agostinelli. Grazie mister, innanzitutto, per essere oggi qui con noi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Mister, il filo conduttore, ecco, i principi fondamentali sui quali si basa oggi il Napoli dal punto di vista tattico, quali sono? Allora, dal punto di vista tattico è una squadra che sa attaccare negli spazi, quindi
quando la squadra avversaria ti pressa perché ha un contropiede, una ripartenza micidiale, subito si guardano avanti, subito a verticalizzare per i movimenti delle punte, ma è anche una squadra che sa attaccare a difese chiuse, quindi con il fraseggio dei centrali di centrocampo insieme ai trequartisti e con una torre davanti che se tu gli butti la palla dentro dagli esterni con dei cross molto invitanti può far male anche nel gioco aereo. Quindi sotto questo profilo in fase di possesso palla è assolutamente una squadra completa. E per quanto riguarda invece quando la palla ce l'hanno gli altri, è una squadra che con la ciliegina sulla torta di questo giocatore Anguissa, veramente importante dal punto di vista tattico, penso che sia veramente diventata una squadra completa. Mister, dal punto di vista tattico io vorrei porre la lente di ingrandimento secondo me su un aspetto che in questo momento è fondamentale per il Napoli, la fase difensiva, perché stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso qualche incertezza difensiva a più riprese l'ha mostrata e in questo momento invece lì dietro subisce poco ma concede soprattutto poco il Napoli. La seconda è la miglior difesa del campionato italiano, la seconda difesa europea alle spalle solo del Manchester City con due gol solamente incassati, parlo dei campionati, non delle competizioni europee, ma c'è in questo momento una condizione difensiva, sostanzialmente sono gli stessi uomini dell'anno scorso, che però sta producendo degli effetti importantissimi. È solo una questione di mentalità oppure, insomma, lo zampino di Spalletti già si vede? No, allora, che la mano di Spalletti si vede, tutto bene, ci sono dubbi, ma ovviamente. Però è anche vero che sono le prestazioni dei singoli che stanno sbagliando meno. Cioè quando il singolo sbaglia meno dietro e ovviamente prendi meno tiri in porta pericolosi, il portiere sta facendo assolutamente il suo dovere nei momenti di difficoltà e poi c'è l'organizzazione di squadra dove tutti riescono a darsi una mano e dove questo 4-2-3-1 con il trequartista dietro la prima punta, in un momento di difficoltà il trequartista che sa fare anche la mezzala può portare a un 4-3-3, quindi a un centrocampo con un uomo in più e uno davanti alla difesa, perché hanno le caratteristiche di farlo. Insomma, voglio dire, è una squadra che passa tranquillamente dal 4-3-3 al 4-2-3-1, infoltendo nei momenti di difficoltà un po' più il centrocampo e infoltendo più l'attacco quando è bisogno magari di vincere più la partita. Quindi mister dice che in poche parole, o meglio soprattutto in maniera preponderante, la differenza proprio sul piano tattico l'ha fatta l'inserimento di Zamboa Anguissa. Beh, questo era, come Osimhen davanti è un profilo nei 6, 7, 8 attaccanti che al Napoli diverso dagli altri e quindi ha completato anche come caratteristiche la batteria degli attaccanti in modo totale. C'è da dire che Anguissa ha completato la batteria dei centrocampisti dove fisicamente serviva un tra virgolette un armadio, ma che sa giocare e che sa incontrare e sa rubare i palloni. Questa è una cosa assolutamente importante e determinante. Ecco perché dico il Napoli non gli trovo in questi momenti i punti deboli. Il punto debole, tra virgolette, cosa può essere? Bisogna avere i piedi per terra. Solo questo, perché è l'unico problema, ma mi sembra onestamente che rispetto a tanti altri anni la città di Napoli si stia comportando non bene, benissimo, senza farsi trasportare da facile entusiasmo che i risultati potrebbero assolutamente farli portare. Diciamo, mister, che forse qualcuno è ancora un po' scottato, Riccardo, possiamo dire, da Napoli-Verona. Non c'è dubbio, assolutamente, assolutamente come, vero. Come dire, visto che sembrava fatta, forse è il caso di restare no, ma piedi per terra. Io sono per la filosofia che bisogna restare con i piedi per terra sempre, adesso a prescindere da Napoli-Verona, perché sono passate 6 giornate di campionato e le stagioni possono svoltare in maniera positiva o negativa in un amen. Il Napoli deve essere convinto della propria forza, di quella che è una crescita mentale, però senza poi ricadere negli errori del passato ed essere paradossalmente io mi sono più caricato e mi sento e mi ha fatto più piacere vedere la squadra che perdeva 2-0 in Inghilterra con l'Ester e fare 2-2 che non il 4-0 con la Sampdoria o con l'Udinese, capite? Perché sì, è nei momenti di difficoltà che si vede la squadra come reagisce. Vero. Quando tu vinci questa partita così in modo netto non sai come ma il Napoli ha reagito con la Juventus a un gol incredibile che poi avrebbe ammazzato un toro e sul 2-0 con l'Ester, quindi non con le squadre ultime arrivate, da grandissima squadra. È lì che si deve andare a vedere, non si deve andare a vedere quando totalmente le cose vanno bene, che allora c'è il gruppo, c'è tutto quello che volete. A me è piaciuta molto la reazione con la Juventus, anche se c'è stata quella mezz'ora dove il Napoli
ha subito il colpo, ma non ha subito molto, cioè ha tamponato per poi riprendere a dominare il secondo tempo. Con l'Ester, ragazzi, è stata una partita memorabile, troppo bella, troppo bella, e quindi io guardo quelle lì più che le altre. Quindi, mister, mi sembra di capire che sei anche in disaccordo con chi dice che attualmente il Napoli non ha avuto grandi banchi di prova. Leggevo un po' in giro che si diceva aspettiamo il 24 ottobre quando ci sarà la trasferta di Roma, quella sì che sarà una sfida per capire se il Napoli davvero può coltivare grandi ambizioni. Finora non ci sono stati scontri diretti. Io mi verrebbe da aggiungere, vero che la Juventus quest'anno non è la solita Juve, però balla comunque a battere una Juventus che ti passa in vantaggio. Per in come quel l'hai modo. Battuta, per come l'hai battuta. È quello, l'Ester non è squadra, ma voglio dire, appunto. Cioè voglio dire, allora, questi sono i numeri che possono dire che tu non hai giocato contro le squadre, ma non è un problema, cioè il Napoli è la miglior difesa, miglior possesso palla, è una squadra che in questo momento non ha punti deboli, incontrarla oggi è dura per tutti. Nessuno dice che il Napoli è quella che stravincerà il campionato. Oh, ma chi è che lo dice? Ma sicuramente oggi mi viene da dire che con le milanesi è la squadra più accreditata di vincere il campionato. Questo lo possiamo dire a oggi? Ad oggi sì, però come dicevo prima, ovviamente poi da qui alla fine può succedere di tutto, però ad oggi insomma sarebbe... Dopo quello che abbiamo visto insomma in queste giornate, insomma noi dobbiamo far parlare quello che vediamo, non scaramanzie o altro. In questo momento il Napoli è la squadra più in forma del campionato, quindi assolutamente sì. E ripeto, il tenere i piedi per terra vuole dire che quando capiterà più lontano possibile una disavventura ci sia il grande equilibrio, esatto. Ma questo ci penserà l'allenatore di grande esperienza, di tenere tranquillamente la serenità, perché conta quello, perché voglio dire, è impensabile che non potrà succedere da tanto tempo, ma è normale. E quindi l'unico pericolo è quello, ma onestamente oggi il Napoli è una squadra completa, io sto vedendo una squadra difficile a trovargli dei punti deboli e i numeri me lo confermano. Mister, non ti rubiamo altri minuti, solo un'ultima curiosità, perché ne parlavamo poc'anzi, ne parlavamo anche ieri, l'Europa League in questo momento, con le altre che in campionato non sembra che ci sia nessuna corazzata, faresti questo discorso considerando l'organico che ha a disposizione Luciano Spalletti? Ricordiamo, c'è solo un terzino mancino di ruolo in questa rosa ad oggi. In questo momento l'Europa League può essere un modo per dare a quelli che magari giocano meno la possibilità di mettersi in mostra, o magari conviene fare come hanno già fatto tante altre italiane negli anni precedenti, vale a dire snobbarla un pochino, ecco, e concentrarsi sul campionato che sembrerebbe offrire delle importanti, allora, possibilità? Allora, se il Napoli snobbasse l'Europa League sarei molto deluso, perché si combatte per entrare in Europa l'anno prima e poi dopo si snobba. Il Napoli ha una rosa che può fare come gli pare e in Europa League andare avanti anche a grandi livelli, arrivare anche quasi in cima, quindi non vedo perché non lo deve fare. Tutto chiaro. Grazie allora, grazie mister. Prego. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Grazie a mister Andrea Agostinelli, anche lui ovviamente ex Napoli. A proposito di tale discorso sul turnover, sì. Questa mattina su Repubblica si parla addirittura di 7 cambi per quanto riguarda la gara contro lo Spartak Mosca. Turnover massiccio, dai, 7 cambi. No, Meret. Sarà turnover sicuramente, adesso bisogna capire. Meret, secondo Repubblica. Scalpi da Meret. E forse Meret, diciamo, sì. Convocato nelle ultime 3 partite. Convocato, può. Udinese, Samp e il Cagliari. Sai che l'ho comprato a Fanta Meret? Io ho Spina e Meret, ho preso entrambi. Tu hai preso entrambi, ti sei tutelato. Sì, hanno fatto anche i furbacchioni sul secondo. T'hanno rilanciato. Certo. Hanno fatto bene. Come hanno fatto bene? Hanno fatto bene, dai, sullo Spina si rilancia. Ma guarda un po', guarda. Preso 2 gol fino a questo momento. In casa, oh. Preso 2 gol fino a questo momento a Spina. Fammi fare e lascialo ti stare. Ti dovevano rilanciare, lascialo, dai. Stare buono lì a Spina. Se poi vuoi farlo da solo il fantacalcio, lo dici, fallo con Emanuele Bernardo. Potrei basta. Non vincere neanche qui, quindi andiamo avanti. Scherzo Emanuele, scherzo. Mal qui. Sì. Ma non l'asse pure allora a questo punto. Assolutamente sì. È il Mas? Dipende da come vuole giocare, perché secondo me Zielinski gioca, l'ha detto proprio Spalletti, ha bisogno di minutaggio, quindi Elmas non credo che vada a fare il sottopunto, a meno che con lo Spartak non vuole giocare col 4-3, metti Elmas e Zielinski come mezzali e poi devi decidere l'altro centrale. Non so se Demme quanti minuti ha nelle gambe, potrebbe essere Diego Demme a questo punto. Lozano sì. Sicuramente, ma anche uno tra Unas e Petagna. Sì, io non potrei anche aspettarmi tutte e tre.
Lozano, Petagna, Nas. Quindi altro che 7 undicesimi, li cambia quasi tutti praticamente. Resta Koulibaly, resta Di Lorenzo. Koulibaly. E se poi entra Demme, non c'è neanche Fabian. Per questo io ho detto, bisogna capire come vuole giocare in questo momento, perché... Sarà molto interessante lavorarci. Sì, se 4-3-3 o 4-2-2-3-1 con lo Spartak, perché in tal senso poi col 4-3, cioè io un centrocampo a 2 per esempio con Elmas e non lo so, qualcun altro non immagino, cioè Elmas e Zielinski in un centrocampo a 2 non lo immagino. In tal senso poi Jonas andrebbe a fare il sottopunta e magari confermi Insigne a sinistra, Lozano a destra e uno tra Osimhen e Petagna davanti. Dipende dal modulo, questo, però ci saranno almeno 5-6 cambi, questo sì. E allora adesso ci prendiamo un altro piccolissimo istante di pausa. Vi ricordiamo chiaramente, insomma, che saremo in diretta fino alle 14, ergo avremo ancora un'altra ora per capire qualcosa in più anche e soprattutto dello Spartak Mosca, ma non solo. Restate con noi. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Ben ritrovati in diretta con Calcio Napoli 24 Live. Un saluto da Vincenzo Credendino, Riccardo Catapano, ringraziando come sempre Emanuele Bernardo in cabina di regia e Claudio Russo all'ufficio stampa. Prima domanda importante, poi andiamo al telefono. Sì. Che sta facendo Claudio Russo al Fantacalcio? Che sta facendo? Lo sai che non ho visto gli aggiornamenti di questa giornata? Ho perso questa giornata di Fantacalcio, questo ci sto. Ringraziamo il pupillo di Emanuele Bernardo Aramu, che ieri mi ha segnato sul rigore alla fine, alla sconfitta. Cosa sta facendo Claudio? Che hai fatto Claudio a Fantacalcio? Scusa, me lo scrivi, non mi ricordo. Vabbè, lo vado a vedere live, va bene, ad ogni modo, insomma, era per come dire, soffermarci anche su tale... Claudio vince anche quando non vince, mettiamola così, va. Ad ogni modo, ritornando a bomba sul calcio, mi sia perdonato, insomma, questo excursus fantacalcistico. Parla Fabio Cannavaro, lo fa ai microfoni di Radio Marte, dice: Napoli prima, emozione fantastica, Spalletti mi piace, poi c'è tempo per allenare gli azzurri, chi lo sa. Vedi, una frase che comunque, insomma, svela quella che è la volontà dell'ex Fabio Cannavaro, che chiaramente, insomma, avrebbe tra i suoi sogni quello di allenare un giorno il Napoli. Chissà che in un futuro non possa succedere. Ad oggi mi viene da dire che, insomma, le cose stanno andando più che bene con Lucianone Spalletti. Assolutamente sì, insomma, in questo momento poi Cannavaro ha anche altri pensieri per la testa, la situazione relativa al sì, ricordiamo al in questo momento è in atto una conferenza stampa. Una conferenza stampa anche che ci sarà dal punto di vista legale, probabilmente un procedimento, una piccola battaglia legale, perché non percepisce stipendio da un po', quindi si sta parlando, insomma, di un contenzioso legale per una, diciamo così, per un atto unilaterale di rescissione per Cannavaro, insomma, una situazione non propriamente piacevole. D'altronde io leggevo anche questa mattina in rassegna stampa, anche l'Inter di Suning non è che se ne stia passando proprio bene, dovrebbero essere addirittura confiscati gli immobili italiani a Suning, quindi al presidente Zanghi, in questo caso facente capo ovviamente a Suning, quindi situazione da monitorare in questo momento per il calcio asiatico migrato in Europa. E chiaramente noi vi aggiorneremo anche su questo e tanto altro. Palingenius risponde subito e dice: no, grazie Cannavaro, puoi restare dove sei. Ovviamente, insomma, dire il nome di un altro allenatore in questo momento con Spalletti che fa 5 su 5 appare, diciamo così, complicato. Andiamo al telefono, buon pomeriggio, sì, sono passate le 13, a Giorgio Kudinov. Grazie mille Giorgio, è davvero un grandissimo piacere essere in collegamento con un esperto di calcio russo come te. Ciao Giorgio. Buongiorno, è buona la pizza fritta qui a Napoli, eh? Com'è? Sì. È a Napoli, come a Mosca? Sì, 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 qua, sì, sì, che ho appena consumata, devo dire, complimenti. Gireremo, insomma, i complimenti, anzi ti ringraziamo ovviamente. Per quanto tempo sarai qui? Immagino tu sia proprio in città per goderti lo spettacolo offerto da Napoli. Sì, no, oggi sono già in partenza, torno a Milano, ho fatto 2-3 giorni bellissimi. Sei in vacanza a Napoli? Ma vacanza poco, ho girato Maradona, quartieri spagnoli, tutto quanto, sì, 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 troppo bella Napoli. E allora dici di più, no, dell'atmosfera che si respira. Immagino tu, come dire, abbia lavorato in funzione, no, anche un po' di un racconto per la Russia, di quella che è Napoli, quindi cosa racconterai, cosa hai visto? Ma guarda, io devo vergognarmi perché in 20 anni che sono in Italia è la prima volta che sono venuto a Napoli, quindi mi vergogno perché veramente ho scoperto una realtà bellissima che dovevo conoscere molto prima, una realtà stratosferica. E quindi quello, ho fatto dei video per il mio giornale russo e racconto che è una città fantastica che vale la pena di visitare. Il problema è che non ci saranno tifosi russi perché non possono entrare. Questo è un gran peccato, per il resto, ecco, niente, i russi la seguiranno soprattutto in televisione e qua non ci sarà quasi nessuno. Mi spiace molto perché la città merita, e poi un tempo così a Mosca saranno 8-10 gradi adesso, quindi sarebbe bello. Un tempo clemente in questo momento. Sì, da picnic. Esatto. Sì, però esatto. A questo punto, Giorgio, ti chiedo, tu sei venuto qui e hai visto le bellezze di Napoli, ma lo Spartak mica ci viene a fare il turista qui a Napoli, viene a giocarsela, perché soprattutto dopo l'esordio contro il Legia, insomma, vorranno far punti.
Guardate, io non so come mai lo Spartak è finito in uno degli alberghi più belli di Napoli sul lungomare. Io sinceramente, dopo aver fatto il mio giro di stamattina, faccio fatica a pensare come facciano a giocare poi e non godersi il panorama, sinceramente. E poi, parlando seriamente, il Napoli di oggi ma è nettamente più forte dello Spartak di oggi. Non, sulla carta non c'è partita e non c'entra niente il confronto di 30 anni fa, di quel famoso doppio Napoli-Spartak anche con Maradona, perché lì quello Spartak era vero, era forte. Quello di oggi purtroppo è una parodia rispetto a quello lì. Però insomma, come si dice qui, questi match sono sempre infingardi, quindi non ci lasciamo... il Napoli sicuramente affronterà con le pinze, insomma con il giusto piglio questa gara, ovviamente, quello che si augurano i tifosi partenopei. Ti chiedo, Giorgio, di raccontarci magari nel dettaglio, ecco, quelli che sono i punti di forza oggi della squadra russa, quelli che magari sono gli aspetti sui quali tu pensi debba migliorare, l'uomo più rappresentativo, quello più pericoloso. Ma i punti di forza sono pochi, se consideriamo che oggi lo Spartak è a metà classifica del campionato russo, che purtroppo il livello del nostro campionato si è abbassato notevolmente negli ultimi anni, mi dispiace ma è così, se la squadra è metà classifica la dice lunga. Hanno grossi problemi psicologici, soprattutto perché l'allenatore è in grande difficoltà, questo Rui Vittori, che è arrivato con un direttore sportivo che non c'è più, per intenderci, che si è dimesso, la società è gestita malissimo. Cioè, nel senso, oggi lo Spartak Mosca non ha un direttore sportivo? No, non ce l'ha, penso, è già da un mesetto, quindi già uno, ma non ce l'ha proprio, e questo allenatore era arrivato con quell'altro che si chiama Dmitry Popov, che è un ex giocatore abbastanza conosciuto da noi, che giocò anche in Spagna. Quindi oggi lo Spartak non ha un direttore sportivo, ha un direttore generale che c'entra poco con quello che fa, ha il presidente un po' strano, non so cosa gli sta succedendo, ma lui quando fa dichiarazione nessuno capisce cosa dice. C'è la moglie o l'amica, la fidanzata del presidente che spara tonnellate di merda sulla squadra su Telegram. Quindi se noi mettiamo insieme tutte queste robe qua, rimane poco per il calcio giocato. Quindi la situazione è questa qui, poi i tifosi sono inferociti per i risultati e quindi se mettiamo tutto insieme, ripeto, è forse il peggior Spartak degli ultimi anni. È una situazione che onestamente non eravamo riusciti a capire, siamo molto felici, Giorgio, di aver sentito te quest'oggi. Avevamo sentito della moglie che era nel consiglio di amministrazione, poi ne era uscita, sì. C'era questa figura un po' turbolenta, va, diciamo così, però sì, addirittura sì. Che avesse un rapporto così, ecco, no, ma devo dire, non l'avevamo capito. Sì, poi ci sono stati anche ultimamente le striscioni offensivi nei confronti della signora, ma offensivi proprio di brutto, della signora, anche del presidente, che lui è proprietario, quindi il clima è quello che è. Poi considerate che i tifosi non possono venire, se togliamo quello, qualche giocatore c'è, ripeto, non c'entra niente l'organico con quello di 30 anni fa a livello di qualità. C'è il difensore, c'è Cicchia lì in difesa che è un, diciamo che lui è il capitano, forse il più rappresentativo anche nazionale, però a livello europeo non c'è uno così, con Koulibaly non c'entra niente, per intenderci. Quindi poi c'è qualche straniero, ma è difficile pure dare un punto di riferimento di peso. Mentre lo Spartak degli anni, dei secoli scorsi, come dico io, aveva punti di riferimento di grandi giocatori, qua stiamo parlando di una situazione veramente che delude. L'allenatore secondo me non ha capito bene dove è finito, perché l'ambiente, lo Spartak, l'ho appena descritto. Poi per carità, ci stanno i miracoli, se il Napoli si monta la testa e gioca a mezza gamba ci può scappare anche un pareggio, ma per quello come ho visto il Napoli e lo Spartak, secondo me il Napoli deve vincere. E poi un'altra cosa, Luciano Spalletti conosce bene il calcio russo, e poi avendo allenato lo Zenit
che è un po' la sfida Zenit-Sparta come Inter-Juve, per lui è una specie di derby, no? Chiaro. Quindi Luciano ci tiene a vincere. Avrà ulteriori motivazioni. Noi quindi diciamo che, insomma, spesso e volentieri già è capitato che il Napoli facesse dei regali, va, diciamo così, quindi tranquillo, insomma, non tutto è perduto. Parlavi di Rui Vitória, dici non ha capito bene dove si trova, ma no, è riuscito a far capire ai calciatori lui come vuole giocare, cioè come gioca lo Spartans di Rui Vitória? È una squadra difensiva, offensiva, pressing, linea, puoi dirci di più? Guarda, infatti un altro problema è capire come gioca e cosa fa, perché ci sono alcune partite che forse fa un ritorno al tedesco, l'ex allenatore dello Sparta, che sembra una squadra abbastanza allineata, poi in altre partite sembra una carramba, una barca di pirati che ognuno fa quello che vuole. Quindi oggi, come dire, la fisionomia dello Sparta non è chiara, non è una squadra fatta, è ancora molto, c'ha troppa sabbia sotto i piedi, e quindi ripeto, va molto, se gira bene i singoli, girano bene Pons o piuttosto che Larsson, o si sveglia Promes alla prima sua avventura allo Sparta, che aveva fatto bene, adesso sembra un altro giocatore. Quindi dipende molto dai singoli, dipende se in porta c'è Maximenko, che potenzialmente potrebbe anche diventare titolare della nazionale, ma sulla carta, non nei fatti. Quindi, è molto difficile proprio perché non è una squadra pronta, vera, è in fase di dell'ennesima costruzione, ecco, non come gioca, vai a capire come gioca, ripeto, poi come si svegliano, non, poi con questo, diciamo, casino un po' interno, non si capisce bene se loro come sono motivati, non motivati, se domani c'è ancora Rui Vitória o meno, perché lui ha già rischiato di essere esonerato, anche se è lì da un paio di mesi. In questo ambiente qui, decifrare bene una squadra è molto difficile, veramente. Staremo a vedere. Giorgio, in ogni caso ti ringrazio tantissimo per essere stato oggi qui con noi e chiaramente a presto risentirci. Teniamoci in contatto. Andiamo a mangiare la pizza fritta la prossima volta. Sì, grazie di nuovo. Ciao Giorgio. Un abbraccio. Grazie. Grazie ancora a Giorgio Cudino, perché mi dicevi lavora anche come corrispondente della Gazzetta dello Sport, proprio da Mosca, dalla Russia. Ci ha fatto un quadro proprio, diciamo così, solare di questo Spartak Mosca. Però più parlava e a me più, come dire, poi veniva il dubbio, ma qualcosa non va, perché non è possibile che nulla vada in questo club. Comunque si trova in Europa League, ha rischiato di andare in Champions poi venendo sconfitto dal Benfica. Secondo me qualcosa di questo Spartak la si può salvare. Non mi fido mai. Neanche io. Tante volte in passato. Quante volte abbiamo sentito, insomma, i corrispondenti. Ricordi l'anno scorso con Irriega, per esempio, Irriega, quando segna Irriega, invece così. Quindi è ovvio che tutti provano a portare un po' d'acqua al proprio mulino. Napoli fa bene a non fidarsi di questo Spartak, nonostante i problemi, che quelli però sono effettivamente reali, insomma, di questa squadra. Insomma, l'anno scorso la Z venne con 6 giocatori e venne a vincere qui a Napoli con tutto il Covid, quindi i problemi degli altri li lasciamo agli altri, noi pensiamo semplicemente a giocare e a vincere. A proposito, insomma, di Claudio Russo, perché insomma poc'anzi sì, lo e non se la passa bene al fantacalcio, per il fantacalcio, eccetera, però c'è anche un bello speciale curato dal nostro Claudio. Prima di andare al telefono volevo un attimo soffermarmici. SSC Napoli condannata a risarcire un tifoso under 14. Sì. Ne parla anche l'avvocato Grimaldi, dice la decisione aprirà la strada ad azioni risarcitorie. Siamo davanti al giudice di pace di Acerra che condanna il Napoli a risarcire un tifoso under 14 che aveva acquistato negli ultimi 10 anni, fino al 2018, 27 biglietti a prezzo intero per accedere allo stadio San Paolo. Quindi 27 biglietti a prezzo intero. La SSC Napoli invece, come tutte le altre squadre di Serie A, non indicava il 50% delle partite, anche europee, alle quali gli under 14 potevano accedere gratuitamente con un adulto pagante in ogni settore dello stadio. Quindi il Napoli deve indicare almeno un 50% di gare dove gli under 14 possono accedere gratuitamente in ogni settore dello stadio assieme ad un adulto pagante. Sì. Quindi praticamente, insomma, per due pagare un solo biglietto purché ci sia un under 14.
Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato l'appello proposto dall'SSC Napoli, confermava la corretta interpretazione dell'articolo 11 ter della legge 41 del 2007, che chiaramente imponeva quanto vi abbiamo detto poc'anzi. Andiamo a leggere quelle che sono poi le dichiarazioni a proposito dell'avvocato Grimaldi. Avrà effetto nei confronti di tutte le società di serie A e B che hanno violato la predetta legge, aprirà la strada a tante azioni risarcitorie per tutti coloro che sono in possesso di biglietti acquistati per i minori negli ultimi 10 anni. Esattamente, anche perché non è se solo tutti Napoli. I minori hanno conservato i biglietti, si prepara una bella battaglia. Complimenti al nostro Claudio Russo, insomma, che va a approfondire tale tematica. E va detto però che, come dire, la legge è legge. Ci giusto, che paghino. Che non soltanto paghino, il Napoli, ma tutti gli altri. Claro. Che paghino, per me è vergognoso che gli under 14, che si fanno? Li facciamo pagare per entrare agli stadi, senza i ridotti, prezzo per, ma che stiamo scherzando? Quindi che paghino tutti questi simpatici signori che molto spesso cercano di lucrare sulla passione della gente. E attenzione, non è solo il Napoli, io non mi riferisco solo al Napoli, ma sono praticamente, purtroppo è quasi diventata una, diventata una convenzione. È francamente brutto una cosa del genere, perché soprattutto per un periodo della vita che stiamo passando adesso, ma già prima, perché da 10 anni dura questo scempio, insomma, andare addirittura a lucrare, a cercare di guadagnare quel centesimo in più, perché si tratta di centesimi in più per queste società, anche sui minorenni, sugli under 14, francamente, a parte che è una cosa illegale, ma poi è l'ennesima brutta figura di questo mondo calcistico. Ci sono tante tematiche giuridiche da andare ad analizzare quest'oggi e quindi è una fortuna, oltre che un piacere, poter dare il buongiorno all'avvocato Raffaele Rigidano. Ciao Raff, come stai? Ciao, buongiorno a voi, grazie. Grazie mille innanzitutto per essere oggi qui con noi. Partiamo però prima dal calcio giocato, chiaramente, insomma, segui il Napoli da tempo in memoria, forse da più di quanto ti piacerebbe ammettere. No, ovviamente sto scherzando, Raffaele, però è un modo per dire che la tua voce viene ad essere molto utile quest'oggi, nel momento in cui andiamo ad analizzare il Napoli, un Napoli che ha fatto 5 su 5, un Napoli che continua a convincere sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista della tenuta mentale. A te il compito quindi di indicare qual è il rischio in questo momento per la squadra di Spalletti. Anche 6 su 6, diciamo, rispetto a quelle che sono le vittorie e quelli che sono quindi risultati positivi, una squadra che sta mostrando una forza atletica e tecnica notevole, ma che... 5 su 5, scusate, mi scuso io. Un lapso. No, figura, era semplicemente per rimarcare ancora di più. Quanto ha fatto il Napoli, ma... in realtà una cosa interessante l'ha detta anche Spalletti quando ha detto questo è un Napoli che viene dal passato, cioè viene da Gattuso, viene da quell'esperienza anche di Ancelotti. In realtà abbiamo i senatori che hanno vissuto varie ere di questa squadra anche da un punto di vista tecnico e stanno mettendo a frutto l'esperienza adesso, quindi Sarri, quindi Ancelotti, quindi Gattuso e adesso Spalletti. Spalletti ha tra le mani dei calciatori esperti, capaci anche di gestirsi in campo in maniera autonoma. La vera sorpresa, anche se sembra strano, ma per me la vera sorpresa è vedere il nuovo Koulibaly. Io delle prime 6 giornate di Koulibaly ricordo raramente dei suoi interventi in difesa, perché evidentemente il Napoli è la squadra con la miglior difesa, quindi è inutile soffermarsi su quello, ma ricordo soprattutto le sue presenze in area avversaria, la sua capacità anche di farsi promotore di tutta una serie di azioni come raramente l'avevo visto negli anni scorsi, quando aveva sempre un po' paura di lasciare libera e scoperta la difesa. Cioè ci sono tutta una serie di segnali che dimostrano come questa squadra, sicuramente con l'aiuto del tecnico, ma in un certo senso anche in maniera autonoma, è cresciuta di autostima e di esperienza e soprattutto di personalità. Raffaele, ti chiedo di Insigne, quanto è servito quest'estate l'europeo da protagonista, una crescita, ecco, anche mentale e di consapevolezza a Lorenzo Insigne? Perché anche in questa prima parte, insomma, di stagione, noi tutta l'estate abbiamo parlato
la situazione Insigne, del rinnovo di contratto che non arrivava, che le parti ancora non si erano incontrate, avevamo il timore tutti quanti noi che al primo errore di Insigne, insomma, sarebbe scoppiata la polemica tra il pubblico e lo stesso Insigne, che molto spesso ha dimostrato psicologicamente di non essere così forte. Eppure stiamo vedendo un Lorenzo Insigne sereno, tranquillo, consapevole, capitano. L'europeo è servito a, a dimostrare a se stesso, per Insigne, di essere un campione nazionale, non solo napoletano. E questo gli ha dato certamente una maggiore consapevolezza. Evidentemente noi lo sapevamo, lui probabilmente anche, ma vincere gli è servito per avere un'ulteriore conferma. Per quel che riguarda il discorso contrattuale, noi stiamo vivendo delle realtà anche al di fuori di Napoli in cui la scadenza prossima del 2022, come è stata anche quella del 2021, è ormai diventata una consuetudine per delle modalità strategiche anche sia dei calciatori e dei relativi agenti, sia anche delle società. Quindi non dobbiamo, secondo me, andare a evidenziare troppo questo aspetto. I rapporti maturano anche nell'arco della stagione. Vedo un calciatore che in questo momento, ho letto anche le sue dichiarazioni, che in questo momento ha un obiettivo, è quello di portare il più in alto possibile il Napoli, perché sarebbe la consacrazione, così come dopo l'86, quando Maradona vinse il Mondiale, l'anno successivo venne a vincere il campionato col Napoli, Insigne avrebbe sicuramente la stessa ambizione. Passiamo alle tematiche giuridiche. Innanzitutto, discorso multiproprietà. Pare nella mente di Gabriele Gravina farsi sempre più strada l'idea che De Laurentiis nell'arco di 2 anni debba decidere se cedere il Napoli o il Bari. Ti chiedo se, come dire, visto il precedente Lazio, quali, come dire, schemi, ecco, chiamiamole così, possiamo aspettarci nel corso della vicenda legata al Napoli? La Lazio ha dato per adesso un precedente giuridico ben chiaro, il trust che ha preso, ha assunto la responsabilità di questa società, e quindi noi dobbiamo necessariamente fare riferimento a quelli che sono delle esperienze pregresse che sono state accettate dalla federazione. È un argomento che secondo me va necessariamente approfondito, e credo che siamo già forse in ritardo rispetto a quelle che sono le situazioni in essere. Si è aspettato che la Salernitana salisse in Serie A per affrontare l'argomento, si aspetta che il Bari, ci auguriamo per De Laurentiis, si possa salire quanto prima nelle serie superiori, ma sarebbe il caso di affrontarla subito, semplicemente perché qui c'è un'esigenza di certezza del diritto sportivo, soprattutto per sapere già a priori quelle che sono le regole. Quindi il mio auspicio è che si possa decidere quanto prima. Ad oggi però noi abbiamo come riferimento un'esperienza che è quella della Lazio, e quindi se ad oggi dovessimo dire come comportarsi, quella modalità, quindi il tratto e tutto il resto, la federazione l'ha accettato. Raffaele, come dire, sei stimato avvocato in ambito contrattualistico, insomma, la tua professionalità è molto riconosciuta, però ti chiedo di andare anche un po' oltre, di parlarci, di spiegarci, nel momento in cui leggiamo plusvalenza Juventus, la Consob avvia le indagini, 43 milioni di ricavi sotto la lente di ingrandimento. La Consob che avvia un'indagine contro la Juventus per quanto riguarda il suo bilancio, è una notizia che, come dire, fa scalpore? E soprattutto, quali conseguenze aspettarci dal punto di vista giuridico per il club bianconero? Io, guarda, non mi soffermerei soltanto, è chiaro che la notizia sulla Juventus fa scalpore, la Consob comunque sottopone a valutazione tutti i bilanci. Ci sono alcune situazioni nelle quali c'è la fortuna di poter avere all'interno del proprio
della propria struttura societaria, diciamo delle fonti economiche, quindi ricapitalizzazioni e anche sponsorizzazioni, la GIP e tutto quello che riguarda evidentemente il mondo Exor, il mondo quindi Juventus. È chiaro che si è fatto negli ultimi anni, non solo da parte della Juventus, ma da parte di tante altre società, si sono fatti tutta una serie di movimenti economici chirurgici, oserei dire, che adesso sono al vaglio della Consob. La Consob spesso interviene un pochino più in ritardo rispetto a quelle che sono delle circostanze che si sono verificate, non ultimo quanto abbiamo visto, quanto è successo col Chievo Verona, che in realtà ha patito quest'anno un problema la cui causa si era verificata già qualche anno prima, quando c'erano stati mancati pagamenti, ormai acclarato dalla sentenza, altrimenti potremmo dire presunti mancati pagamenti all'Agenzia delle Entrate. E quando c'è una società che viene meno a determinati obblighi, sarebbe opportuno che si intervenisse immediatamente per dare sempre quel discorso di certezza del diritto. Quanto dice il presidente commisso della Fiorentina, mm-hmm, è un riferimento cui dobbiamo se non altro ascoltare per capire se in realtà quelli che sono gli indici da dover prendere come riferimento. Se un presidente denuncia che determinate posizioni rispetto a qualche club da parte degli enti di riferimento sono diciamo un po' lacunosi, definiamoli così, e allora a questo punto è il caso che ci si ponga delle domande da parte di tutti, non soltanto da parte del presidente della Fiorentina. Il mio non è stato un modo per eludere alla tua domanda rispetto al caso Juve, perché evidentemente non conosco nello specifico la cosa, ma ho cercato di dare una visione un pochino più generale di come in realtà bisognerebbe essere più immediati nell'intervenire su determinate situazioni, su leggere determinate situazioni, per dare appunto una certezza maggiore a tutti gli utenti e soprattutto a tutti gli imprenditori che investono nel calcio. È assolutamente quello che insomma cercavo. Grazie Raffaele per quanto ci hai detto. Davvero un'ultimissima curiosità: ma è possibile che il Napoli trovi degli escamotage giuridici, chiamiamoli giuridici, per insomma tenersi qui i vari Koulibaly, Anguissa e Osimhen, per evitargli la convocazione per la Coppa d'Africa di gennaio? Ma il Napoli, sai, ha sempre creato giurisprudenza in questo senso, è affiancato da ottimi consulenti legali, quindi io non sarei così negativo sul dire che in ogni caso, secondo me qualcosa si potrebbe trovare. Il problema sono i tempi, siamo già a ottobre e quindi evidentemente bisognerebbe intervenire quanto prima, però è assurdo, lo possiamo dire, che le varie nazionali, sia europee che africane, in Premier, se non sbaglio, sta accadendo, no? Con i club che bloccano le convocazioni delle nazionali sudamericane, sta accadendo, no? Qualcosa, diciamo, la federazione brasiliana, le altre che provano a diffidare i club, però fondamentalmente penso con un nulla di fatto. Il problema, credo, Raffaele, smentiscimi, la differenza la fa la volontà del calciatore. Se il calciatore vuole andare, ci va. Se invece il calciatore dice occhio, guarda, Nigeria, Senegal, occhi per essi, io se vengo qui e mi infortuno, oppure siamo in pandemia, non voglio spostarmi, e a quel punto è chiaramente insomma sempre in capo al calciatore. Credo che poi la società possa far poco. Sai, molte volte i calciatori sono chiaramente legati alle proprie nazionali, però io mi soffermerei su una proposta che era stata fatta, mm-hmm, e che non è stata cavalcata, cioè quella di dedicare un mese
nell'arco della stagione, magari per determinate partite. Ma guarda, ci sarebbe anche un ritorno dal punto di vista mediatico importante, perché è come se fosse un campionato europeo o di varie nazioni, e quindi ci si potrebbe concentrare anche su quello, ci sarebbe un ritorno di interesse e nello stesso tempo per le società meno rischi. Quindi più che intervenire in maniera territoriale, quindi nella Premier piuttosto che in Italia, sarebbe opportuno riunirsi e decidere una cosa del genere, ma per l'interesse un pochino di tutti. Guarda che qui ci sono partite, adesso ci sarà la sosta delle nazionali, alla prossima molti, soprattutto sudamericani, rientreranno praticamente a poche ore, come è successo precedentemente dalle partite di campionato. Non è possibile, perché in realtà il calciatore è dipendente del club piuttosto che della nazionale, quindi ha degli obblighi da ottemperare nei confronti della società di cui è un dipendente sportivo, quindi ci sono degli aspetti che devono essere necessariamente coniugati. Grazie mille, un onore e un piacere, Raffaele, poter parlare con te. Grazie ancora. Piacere mio, grazie dell'invito. Grazie all'avvocato Raffaele Rigitano. Prima di andare in pausa, due aggiornamenti flash. Squalifica Zaniolo, arriva la decisione del giudice sportivo, nessuna squalifica, solo 10.000 euro di ammenda per solo? Vabbè, per Zaniolo non è che saranno proprio tantissimi. Figuriamo. A me e te ci cambia la stagione, insomma. Perché l'altra volta 10.000 euro all'Udinese per i rigori di discriminazione territoriale, a Zaniolo che ha fatto un gestaccio alla curva. Quindi insomma, un gestaccio di Zaniolo vale ad un coro che inneggia la morte di un popolo. Mi piace questo paragone. Perfetto. No, giusto per capire i criteri che vengono applicati dal giudice sportivo. Stesso discorso, bravo, vai. Bravo. Stessa misura per il gesto di Zaniolo, però qualcuno ti potrebbe dire sì, ma quello è un personaggio pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Ad ogni modo, sì, questo che mi frega se uno fa un gestaccio a una curva e i tifosi viene sanzionato, lo sanzioni con la stessa ammenda pecuniaria di un'intera curva di una squadra che inneggia alla morte e all'estinzione di un popolo, di un connazionale tra l'altro. Un popolo, cioè, stiamo scherzando. La stessa identica ammenda, quindi parità di gravità. A posto. L'altra se flash, l'Italia funziona così, poi non lamentiamoci. L'altra flash invece è chiaramente il report dell'allenamento. Gli azzurri che preparano il match contro lo Spartak, partitina, successivamente insomma esercitazione tattica per lo Bocca, terapia allenamento personalizzato in campo. Quindi anche il suo recupero prosegue. Sì. Per quanto riguarda Sen Lobotka, ormai Demme l'abbiamo rivisto in campo, Meret convocato, quindi ormai ci siamo, si sta finalmente svuotando l'infermeria, e questo non può che essere un fattore sicuramente positivo per Luciano Spalletti e ovviamente per i tifosi del Napoli. Siamo andati un po' lunghetti, rapidamente, piccola pausa, torniamo tra poco sempre in diretta, restate con noi. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Ed eccoci in diretta con Calcio Napoli 24 Live, ultimo segmento della trasmissione di oggi. Un saluto ovviamente come sempre da Vincenzo Ferrandino, Riccardo Catapano, ringraziando Emanuele Bernardo in cabina di regia e all'ufficio stampa. Prendiamoci qualche minuto per leggere i vostri messaggi. Ti va Riccardo? Assolutamente sì. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Palingenius, sistema marcio da almeno 40 anni. Boom. Così si va subito sì. con la bomba. Chiaramente credo che sia stato anche, come dire, simulato in questa riflessione. Pungolato da quello che, dicevi prima su Zaniolo. Il sistema non funziona, ragazzi, ma non lo scopriamo certamente adesso. Che ci sono dei poteri più forti, non lo scopriamo certamente. Incangelo, di quale giustizia parliamo? Appunto. L'anno scorso si è dovuti arrivare fino al CONI per far valere quelle che erano le ragioni del Napoli, che ha semplicemente rispettato un regolamento che è stato condiviso dalla Lega, e la stessa Lega invece andava contro quel regolamento. In epoca pandemica, il Covid, insomma, ricordate tutto quello che è successo con l'ASL. Il Napoli è dovuto arrivare fino al CONI per vedere le proprie ragioni finalmente rispettate. Al CONI è dovuto arrivare. Però la Juventus, per esempio, non si costituì. Ti ricordi in quel Juventus processo? Ma che ti volevi costituire lì? Cioè, quello che non capisci. Cioè, la Juventus perché si sarebbe dovuta costituire in quel processo? C'è un regolamento, io ricordo l'indignazione, il Napoli, l'ASL, fanno quello che... Ragazzi, c'è un regolamento, salvo disposizione delle autorità sanitarie competenti in materia. Vabbè, perché l'ASL non è più competente in materia sanitaria. E non è così. Non è così. Cioè, lì si fece un nuvolone per nulla, perché il Napoli aveva applicato un regolamento. Stop. Poi si andava a cercare perché c'erano stati dei contatti con l'ASL il giorno prima, e la mail e la contromail, eccetera, eccetera, eccetera. Poi di tutte le altre, chiamiamole anche truffe, non solo della Juve, ma di tante altre squadre, sparisce tutto, non si sa più niente. Ma Suarez, posto passaporto, l'ha preso, cioè vorrei sapere, l'ha preso. Cioè oggi che torna in Italia a Milano Suarez con l'Atletico Madrid. No, viaggia col passaporto. Cioè viene come italiano, come viene in Italia? No, cioè saluta tutti, ciao, no? No, non ce l'ha fatta alla fine. Vedi? L'esame non è andato bene. Ah, non o è meglio, è andato bene, però non è stato convalidato. Chissà come mai. Però lì poi non si è saputo più niente dell'esame di Suarez, così come dei file vanno avanti, di Napoli di Inter Juve. Vanno avanti le indagini a carico di chi ha permesso che quella farsa andasse in scena. Esatto. I vari rettori dell'Università di Perugia, gli esaminatori, anche, però nel frattempo anche la Juve aveva indicato solo Paratici. Cioè se aveva fatto Paratici perché voleva farlo Paratici. Paratici è andato al Tottenham. Chiaro. Ma guarda che casi la vita. Questa è strana, però. Non è vero. Ti dico di più, anzi ti leggo di più. Arrivano altri messaggi. Anche il report. C'è anche il report. L'avevamo già letto. C'è anche il report. Me l'ero perso prima per Lobotka? Me l'ero perso io per leggere questa cosa di Zaniolo, che non mi capisco. Ti eri concentrato, ti era partita il cervello a mille su Zaniolo. Avevo visto la foto ti sei distratto su Stendhal. Avevo visto la foto di Mertens dribblare in scioltezza Manolas. E ho detto, ma beh, vedere che Mertens qualche minutino. Guarda che invece non me le sono viste le foto. Ho detto, beh, vedere qualche minutino. Ai nostri telespettatori. Sì, però vedi, col fratino ci stanno poi Elmas e Demme, col fratino giallo, insieme a Mertens. Che sia qualche indizio di formazione questo? Eccola qua. Allora, c'è Lorenzo Insigne, insomma, tra quelli con la casacca. Qual era il dribbling a cui facevi riferimento? E in fondo, vedi, giù c'è un Mertens. Eccolo qua, c'è Mertens che... su Manolas che prova ad afferrarlo. C'è Mertens che viene a, come dire, scappare, va, diciamo... diciamo così, altre immagini, salutiamo tra l'altro il nostro amico Ciro Sarpa, fotografo del Napoli, qui con Fabiano, Demme, Zielinski, c'è lo stesso Elmas di Lorenzo sullo sfondo, eccolo qua, Zambo Anghissà. Più passa il tempo e più si parla di addirittura, come dire, retroscena di mercato che vogliono Zambo Anghissà soffiato niente poco di meno che a José Mourinho. Che pareva anche essere all'Atalanta. La stessa Atalanta interessata. Il calciatore sta dimostrando tutto il proprio valore. E a questo punto diciamolo, Cristiano Giuntoli dimostra di aver fatto un ottimo lavoro, se non solo ha strappato le condizioni molto favorevoli, ma è riuscito anche a strapparla ad una concorrenza importante. Quando ti chiama José Mourinho non è facile dire di no.
se l'Atalanta che gioca la Champions ti chiama e ti dice vieni a giocare con noi, non è facile dire di no, eppure insomma è successo, quindi complimenti in questo caso a Cristiano Giuntoli. E ti chiedo anche se pensi che lo stesso Spalletti a questo punto abbia avuto un ruolo, diciamo così, come dire, di convincimento, nel senso che ti ricordi all'epoca quando si parlava di Maurizio Sarri, dicevamo questo è un allenatore che si sta facendo, arriva Ancelotti, questo è un allenatore che fa venire i grandi calciatori. Spalletti chi è? Spalletti è uno che valorizza i calciatori. Spalletti non devi portare il nome. Spalletti devi portare il calciatore, poi lui lo plasma secondo quelle che sono le sue idee. E credo che sia un allenatore per questo perfetto per il Napoli e per De Laurentiis. Ricordo quando è stato infatti scelto all'inizio Luciano Spalletti, tra i pugni generali, perché c'erano pugni generali per Luciano Spalletti, abbiamo detto occhio perché Luciano Spalletti è uno che i giocatori li sa valorizzare e li sa anche recuperare. Ma non è che di non è che con la pettorina gialla, io più le guardo queste foto e più mi viene da pensare che quelli con la pettorina gialla sono quelli che giocano contro lo Spartak. Per questo ti ho detto prima, ho detto ma vai che sono magari degli indizi di forma, però c'è Malcui con la pettorina blu e secondo me Malcui gioca. Dici? Dica, sì. Anche perché c'è Di Lorenzo, Demme, Rachmani, Politano, Elmas, Insigne. Con pettorina gialla, sì, oltre a Demme c'è anche Mertens con pettorina gialla. No, secondo me ha mischiato. Li ha mischiati un po'. Li ha mischiati? Sì. Proviamo sì. A mandare qualche messaggio a Castelvolturno. Ecco, lo facciamo proprio in questo momento. Vediamo un po' di avere qualche indicazione rispetto a quelli che sono stati i dettami. Ecco, quello che è arrivato oggi. Saluto anche i tifosi juventini che ci sono in chat. Ci seguono i tifosi bianconeri. Sì, bello. Che seguono. No, ragazzi, ma io non sto pungolando nessuno, e tanto meno parlo sempre della Juventus. Anzi, io ho sempre detto in trasmissione: meno si parla della Juventus, e meglio è. C'è gente che ha già fatto il funerale alla Juventus, io di questa Juventus non mi fido perché resta una squadra assolutamente in grado di recuperare e vincere il tricolore. Ti parlo di dati oggettivi, mio caro tifoso juventino, anzi ti saluto nuovamente, anzi ci fa molto piacere Niccolò Pasquino che tu ci segui in una TV napoletana, anzi noi invitiamo e siamo aperti a tutte le a tutti i tifosi, tutto è importante che ci sia sempre rispetto, educazione e che le cose vengano scritte in maniera appunto educata. Io parlo della Juventus perché sono i dati che mi portano a parlare determinate volte della Juventus, non è perché il Napoli deve essere sempre parlato dalla Juve, anzi, quando molto spesso sto leggendo anche sui giornali, per esempio, Allegri farebbe carte false per avere Anguissà, cioè a me questo parallelismo con la Juventus a me dà anche un po' fastidio, perché noi dobbiamo pensare al Napoli, non è che bisogna soffrire poi molto spesso anche per il blasone, la storia della Juventus, di invidia per quello che ha vinto la Juventus, anche per come l'ha vinto la Juventus determinate cose. Per me meno si guarda alla Juventus, meno si pensa alla Juventus, ma così come meno si pensa all'Inter, meno si pensa al Milan, meno si pensa alla Roma, meglio è il Napoli. Se riesce a restare concentrato su quello che deve essere il suo obiettivo, senza farsi distrarre da tutto quello che c'è attorno, questo parallelismo continuo con le altre squadre, ma il Napoli ne trae solo beneficio. Io adesso sto leggendo, per esempio, tra Higuain, tra Osimhen, ragazzi, ma chi se ne frega di fare i paragoni tra Higuain e Osimhen? A parte sono due giocatori totalmente diversi. Poi, i giudizi, o lo si fa con oggettività oppure no, perché adesso Higuain, che ragazzi, parliamoci chiaro, Higuain è stato un grandissimo calciatore, ha fatto le cose meravigliose qui a Napoli, non si può dire che Higuain è diventato un brocco tutto un tratto perché è andato alla Juventus, quindi bisogna sempre analizzarle con oggettività le cose. Tornando al discorso della Juventus, francamente magari è beccato, caro amico, il momento in cui parlavamo della Juve, ma ti assicuro che questo programma non è Calcio Juventus 24. Noi parliamo, anzi molto raramente, delle altre squadre, in particolar modo della Juventus, però quando ci vengono fatte delle domande e ci sono dei dati oggettivi da analizzare anche sulla Juventus, lo facciamo. Se poi voi non volete che le altre squadre parlino di voi, cercate anche di comportarvi, ecco, secondo i regolamenti qualche volta, perché non è sempre stato fatto.
Leggiamo qualche messaggio anche su Facebook e su Twitch a questo punto, Riccardo, per dare completezza, anche insomma interagire con chi ci segue attraverso gli altri mezzi di Calcio Napoli 24 sì, Live. Sì, io leggo addirittura di grandi offerte per Victor Osimhen. Per il momento, ragazzi, il nigeriano ha un contratto molto molto lungo, quindi a meno che ecco, non arrivi l'offerta della vita, che non è che non potrebbe ma arrivare, no, però per il momento siamo davvero a insomma, fasi embrionali, ecco, ma nemmeno, per ora non se ne parla. Finisce l'anno, no? Osimhen, ci auguriamo, fa 30 gol, lì la situazione può diventare diversa. Allora ti leggo questo messaggio di Stefano, Fuchs si legge, Fuchs. Va affrontata la questione delle multe nei confronti del tifo organizzato. Gli ultras sono una componente essenziale per l'atmosfera e per caricare la squadra. La loro cacciata. Attenzione. Perché diciamo non stanno entrando e quindi esatto, è come se... Però non è proprio una cacciata. Vabbè, è una protesta da parte di... È una protesta che tra l'altro si è diffusa in gran parte delle piazze italiane. È un fenomeno solo napoletano e nel resto d'Italia non accade. E poi il caro biglietti vanno tenuto prezzi popolari per i settori popolari. Allora Stefano, mi fa molto piacere di questo messaggio, perché secondo me è un tema importantissimo questo degli ultras, anche perché in generale in questo momento il Napoli va benissimo e il Napoli non riesce neanche a coprire la metà, o meglio il 35% degli spettatori a disposizione del Maradona, perché il Cagliari non era pieno allo stadio, neanche con la Juventus. E quindi questo fa effettivamente pensare alla politica della società, che io reputo, lo dico da tanti anni, sbagliata nel modo di fidelizzare il tifoso, che in realtà è diventato un cliente. Detto questo, la situazione relativa agli ultras, non è vero che è una cacciata, è una scelta questa degli ultras, non solo del Napoli ma di tante squadre, di non entrare allo stadio. Per quanto riguarda le multe, è una questione molto spinosa. Perché è una questione spinosa? Io sono d'accordo quando si dice perché solo a Napoli. Su questo sono d'accordissimo. Perché solo a Napoli non vengono, o meglio, vengono fatti rispettare i regolamenti d'uso e le multe vengono elargite un pochino a macchia di leopardo, neanche in tutti i settori? Ecco, questo è un discorso giustissimo, perché se c'è un regolamento, il regolamento deve essere rispettato e chi non lo rispetta deve pagare le multe. Ma tutti? Sia allo stadio Maradona e in tutti i settori dello stadio Maradona, ma che in tutti gli stadi d'Italia. Perché che a Napoli venga poi fatta una scelta del genere e poi devo vedere a 50 km a Salerno, che in curva sono uno addosso all'altro, petto nudo, senza mascherine, saltare e cantare come vogliono, no, mi girano le scatole anche a me. Perché non è giusto che i tifosi del Napoli vengano penalizzati in tal senso. Secondo me è semplicemente questo il discorso. Io sono d'accordissimo, non si possono fare due pesi e due misure, però caro certo. Stefano, se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. La vera domanda è perché questo regolamento non viene rispettato negli altri stadi? Non è che se non viene rispettato negli altri stadi al Maradona, per una volta tanto che qualcosa funziona a Napoli, perché c'è un regolamento e viene fatto rispettare, è giusto che si rispetti e chi non lo rispetta paga. Però che questo regolamento sia esteso a tutto il resto d'Italia. Cioè per una volta Napoli, sì, cioè, per una volta, Napoli lo è spesso. Napoli sia esempio per gli altri stadi d'Italia. Però se posso aggiungere, ecco, se viene rispettato il regolamento, non per motivi di contenimento della pandemia, certo, non per ragioni sanitarie, ma per altri motivi, allora è ovvio che girano le scatole. È quello il discorso. No, io sono d'accordissimo su questo. Quello sono d'accordissimo, che poi la società dovrebbe rivedere. Cioè, viene quasi ad essere un qualcosa di positivo certo, per motivazioni invece negative. Esattamente. E non va bene. No, nella maniera più assoluta. Poi, che sono d'accordo anche con te, la politica dei prezzi per me deve essere assolutamente rivista in una situazione del genere, così come poi ovviamente quello che è l'accesso allo stadio, perché se il tifoso paga anche tanto, non può essere in fila 3 ore e mezza o avviarsi allo stadio 6 ore prima della partita. Per me questo è impensabile. Ti leggo altri messaggi, Riccardo. Buongiorno, ma a questo punto, dopo le ottime prestazioni di Ospina, sì, è possibile immaginare un'alternanza con Meretta anche quest'anno? Bella domanda. Non è che si è conquistato il colombiano sul campo un po' di spazio in più? Perché a inizio stagione dicevamo, ragazzi, occhio, quest'anno gioca Meretta. Sì, Meretta quando, si fa male, Ospina si fa trovare pronto. E ha fatto dei bei, possiamo dire, miracoli? Sì, ha fatto le parate fondamentali. Possiamo dire miracoli? Ha fatto parate fondamentali, a Genova, la Samp è stato fondamentale. Soprattutto nel primo tempo. Sì, assolutamente. Quindi sì, si è conquistato sul campo un po'. Tu mi dirai che, ok, si è conquistato. Però poi dall'altro lato c'è il diktat della società.
C'è il diktat non della società, secondo me c'è una scelta di Spalletti. Addirittura. Spalletti scelta parlato. Tecnica che Spalletti preferisce Meret. Secondo me Spalletti, Spalletti vede Meret, vuole capire. Ah, ragazzi, Ospina è nell'ultimo anno di contratto, in questo momento non si parla di rinnovo. Io non credo che Spalletti si faccia un anno e poi vada via nella maniera più assoluta. Ospina non credo che rinnoverà, a meno di situazioni insomma che si vadano a concatenare. Ecco, la se prima, vendi Meret. La prima che o vendi Meret o che si Ospina... che Ospina abbassa le proprie richieste e allora e accetta di essere il secondo. Ma pure là ho dei dubbi, anche se Ospina abbassa le richieste. Esattamente, e anche perché l'anno prossimo è comunque l'anno dei mondiali, ma lascia stare che Ospina è praticamente capitano della Colombia, quindi il mondiale se lo va a fare, credo, a prescindere in carrozza, però io credo che Spalletti faccia anche un ragionamento in proiezione, nel progetto Spalletti-Napoli, e lui crede molto in Meret, e penso che Meret sia il titolare di questa squadra. E non stava neanche facendo male Meret prima dell'infortunio, questo lo dobbiamo dire. Ospina si è fatto trovare pronto, io credo che le gerarchie siano ancora confermate, cioè Meret titolare e Ospina riserva, ci sarà turnover, ci sarà alternanza, non però così matematica come quella dell'anno scorso, cioè nel senso tre partite se le fa Meret, una partita se la fa Ospina, magari credo possa essere così la situazione, però in questo momento è Meret e non mi arrivano segnali diversi, continua ad essere insomma davanti nelle gerarchie. Ed è con questo aggiornamento che vi salutiamo, cominciando ovviamente con i ringraziamenti a partire da Claudio Russo all'ufficio stampa, grazie al nostro Claudio Russo e grazie ovviamente ad Emanuele Bernardo in cabina di regia al coordinamento giornalistico, ringraziamento speciale per Riccardo Catapano, non c'è oggi filo diretto, quindi ci ritroviamo domani alle 9.30. 9.30, rassegna stampa, poi calciano per 24 live, 12.14, domani giornata di conferenza, ragazzi parlano i protagonisti alla vigilia torno alle 14. Di Napoli-Sparta, che in realtà è arrivato il report, a questo punto mi auguro arrivi anche una comunicazione per l'orario della conferenza stampa di Spalletti e chi affiancherà poi Spalletti in conferenza. Per la gioia di Emanuele Bernardo alle 14. Per la gioia di Emanuele Bernardo, sembrerebbe alle 14, ma restate ovviamente in attesa di quello che potrà essere la comunicazione che Calcio Napoli 24 ovviamente andrà a fornirvi. Ti aggiungo un'ultima, perché vedi, poi mi fanno ridere a me queste cose, a proposito del giudice sportivo. Osimhen per simulazione è stato sanzionato con 2.000 euro di multa. Simulazione. Mi sembra che la manina c'era sulla spalla, poi lascia stare, non era un contatto. Però la simulazione è un conto, il contatto lieve non è simulazione. Quindi Osimhen è stato sanzionato con 2.000 euro di multa per una simulazione che in realtà neanche... Non c'era, per nulla simulazione. Ripeto, che bella l'Italia equa, così, che bella. Approfondiremo anche questa tematica, ovviamente spiace leggere notizie del genere, ma non tanto chiaramente per l'entità, ma per il gesto di voler punire una simulazione che effettivamente non c'era. È incommentabile questa cosa qui del giudice sportivo, incommentabile. La vogliamo anche ammettere, la svista dell'arbitro, che si lascia ingannare dal momento, ma perché poi andare a punire con una sanzione da 2.000 euro? Approfondiremo anche tali tematiche nel corso delle prossime edizioni di CN24 Live. Continuate a seguirci. Un saluto da Vincenzo Credendino che vi augura buon proseguimento di giornata. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web.
un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità.